E salve a tutti youtubers, qui è Caleco84 e bentornati su Space Engineering Space Modding. Sono qui oggi con una nuova nave direttamente dal workshop e devo dire che è veramente figa. Ora, mi trovo su un pianeta, ma questa non è una nave da pianeta. Sono sul pianeta perché volevo vedere come si comportava in atmosfera. Non è una nave studiata precisamente per l'atmosfera, ok? È stata fatta in modo che se dovesse capitare di finire in atmosfera, sì, se la cava, ma non più di tanto, ve lo assicuro. E vedrete fra poco perché. Ma comunque vi presento la meravigliosa Coraco AV-20 Corvette di Ava. Fa parte di una flotta, letteralmente, di cui probabilmente vi mostrerò poi tutte le navi, ed è piuttosto armata, da come possiamo notare qui, 6 lanciarazzi anteriori, ok, con rispettive telecamere per ogni lato, è assurda, come vedete ha molti propulsori standard e ha anche dei propulsori atmosferici, ma vi assicuro, non sono così, sono giusti giusti per poterla tenere su. Secondo me, se si riempiono i container, questo affare non ce la fa. Sono quasi, quasi, quasi sicuro, però potrei sempre sbagliare. Allora, qua dietro abbiamo una bella propulsione, ragazzi, niente da dire. È ben difesa comunque, torrette Gatling anche sull'altro lato, lanciarazzi. Niente male, niente male. Qui abbiamo l'antenna, guardate che bella la forma che gli ha dato l'autore, guardate che roba, molto ben fatta, molto curve molto dolci, mettiamola così, molto bene, molto bella, anche qui vedete, questi sono generatori di ossigeno nel caso servissero, c'è tutto l'indispensabile, abbiamo anche qui un raccoglitore per scaricare rapidamente eventuali materiali, mettiamo che abbiamo bisogno di qualsiasi cosa, anche soltanto dell'uranio per i reattori, lo scarichiamo qua rapidamente, senza doverci neanche connettere. Ora, ho aperto tutte le porte per non stare ad aprire e chiudere, e appena entrati, questa è l'unica entrata, ci troviamo subito l'accoglienza, ma proprio instant. Uno arriva, ah, carica, morto. Fine, possiamo ricominciare. Ok, questi due lati sono speculari, quindi a prescindere da dove si va, si arriva nello stesso posto. Ora, adesso abbiamo la gravità di un G, ma se fossimo nello spazio, in questo punto ci sarebbe 0.1G e scenderemmo giù più o meno a questa velocità, ok? E potremmo vedere tutte le stanze che vogliamo e scegliere in quale andare. Questa è la nostra stanza, o meglio, è la stanza della ciurma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma secondo me direi 1 e basta come posti, però va bene, va bene. Qui abbiamo il briefing del capitano per la ciurma, che come potete vedere è in inglese, ma comunque c'è perfino la lista di quello che si mangia a colazione. Spinaci, synthetic egg protein past, barrette nutrienti di carne reidratata. È la vostra scelta di frullato multivitaminico al latte o all'arancia, a scelta, proprio ragazzi, si è impegnato. E qui abbiamo ovviamente un jump drive già carico, perfetto. Allora andiamo salendo, come ho detto questa è la stanza dove si dorme qua sostanzialmente. Ora andiamo di qui, entriamo qua e qui si va sul retro dove c'è il reattore. Ora, curioso il fatto che il retro è aperto allo spazio, si deve andare qui con quando si è nello spazio, qua non c'è ossigeno, perché vedete è aperto letteralmente, cioè è blindatissimo comunque, però è aperto e abbiamo anche un blocco proiettore nel caso, più tante batterie naturalmente, e qui no, l'unico reattore della nave. E qua vedete c'è il programma di inventario che sta andando e sappiamo quanta energia c'è nelle batterie, l'output, quanto uranio abbiamo, insomma un po' di tutto. Abbiamo 14k di uranio, assolutamente ce ne abbiamo per i prossimi anni. Ok, ora saliamo e terzo piano abbiamo la cabina di comando. Ora al piano ancora di sopra dovrebbe essere di nuovo l'entrata, credo. Infatti, quindi è tutto qui.
Ok, scendiamo e andiamo alla cabina di comando. E qui possiamo vedere che abbiamo 1, 2, 3, 4 posti, più il posto del capitano che vediamo tra un attimo. Qui vediamo e qui possiamo controllare le torrette, attivarle o disattivarle. Sono 4, ok. E se non sbaglio, controlla, 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 controlla. Ma vedete, non appartengono a nessuno e credo che siano spente, se non erro, infatti... Gatling turret on. Ok, e adesso possiamo controllarle. E da qui qualsiasi nemico che ci sta attaccando, essendoci 4 posti, ci sono 4 torrette. Questa è una nave proprio da combattimento, quindi direi 4 posti in tutto. Direi che ci andrebbe qualche cryopod in più. Mettiamolo in questi termini. Volendo, al posto di quelle specie di lettini potrebbero mettere dei cryopod. Ma va bene così, va bene così. Qui cosa abbiamo? Allora, facciamo così, ok. Luci del ponte, warning light, tutte le porte, antenna on off. Tutte le porte. Abbiamo appena chiuso tutte quante le porte. Accendiamo e spegniamo l'antenna per navigazione silenziosa, non facciamoci sgamare. Attenzione, siamo in modalità combattimento. Luci del ponte. E così è molto suggestivo, eh? Ok. Poi, non ve lo faccio ancora vedere. Andiamo avanti qua. E qui, questo è un piccolo corridoio, un disimpegno, dove volendo possiamo mettere le nostre cose. Magari bisogna fare un po' di lavori, ma qualcosa si può mettere e togliere. E andando di qua si va alla sala raffineria, container ossigeno e reattori di riserva, nel caso il reattore principale venisse colpito. Vedete, qui abbiamo degli altri reattori. Qui abbiamo un container di accesso a cui possiamo accedere e prendere tutta la roba che ci serve dal resto della nave, nel caso servisse per emergenza. E adesso possiamo andare a dare un'occhiata qua. Guardate che roba, ok? Questa è una nave piccola agganciata a un rotore grande, il solito famoso metodo. E qui, tac, siamo nella cabina di comando. Qui abbiamo il nostro programma per vedere quali sono i danni. Difatti sono un po' curioso. Un secondo, vediamo che cosa succede ora che tanto è tutto in funzione. Forza! Ok, abbiamo fatto un bel danno. E non viene segnalato perché il... aspettate. Ok, ho reincollato la nave, chiedo scusa. Comunque, sappiamo benissimo come funziona il programma e quando vengono provocati dei danni, sostanzialmente il tutto viene segnato sulla nave e sappiamo dove stiamo avendo dei danni. No damage block found, ci trova i blocchi che vengono danneggiati, ottimo anche questo. E qui abbiamo tutti quanti i dati della nave, fossero un pochino più grossi forse sarebbe meglio. Ma comunque, nello spazio la nave è piuttosto manovrabile, ok? Senza troppi problemi. Qui, adesso vedrete qual è il problema. Il problema è che cade molto rapidamente e a fermarsi è molto lenta, cioè non ha molta velocità di frenata. E vedete, già mettendoci di lato così stiamo cadendo. Se ci mettiamo laterali così, whoop, si cade assolutamente instant. Ok, non abbiamo, letteralmente non abbiamo propulsori laterali che ci fanno stare su. Letteralmente, ragazzi, ok? Questa nave è proprio per emergenza in atmosfera. Questa nave non è fatta per combattere in situazioni di atmosfera. Guardate che roba, ok? Così. Guardate come esce, come casca. E cade, cioè non possiamo farci nulla. E adesso spero di non schiantarmi prima della fine del video. Sopravvivi, sopravvivi. Sì, sopravviviamo, sopravviviamo. Ok, ottimo. Ok, quindi attenzione quando la usate in atmosfera.
E naturalmente. Fuoco! Bombardate tutto! Ehi. Ah no, ricarica in corso, ok. Saliamo un po' prima che ci schiantiamo. Ok. Vedete, è molto difficile da manovrare in atmosfera questa nave, veramente tanto. Ok. Ma nel totale è veramente una bella nave. Le prestazioni fuori dall'atmosfera ovviamente sono quelle di una nave standard da combattimento, assolutamente niente di cui vergognarsi, e anche nell'atmosfera sopravvive, mettiamolo in questi termini. Ora siamo qui, volendo credo che potremmo guardate che roba, è proprio separato il tutto, bellissimo, veramente bellissima questa nave. Mi piacciono le navi che sono anche esteticamente fatte bene, veramente fantastica, anche se ci stiamo muovendo troppo lateralmente per i miei gusti, quindi hop, ci mettiamo così, ok, e forse siamo in grado di atterrare, vediamo, hop 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 hop. Hop, agganciati e vai, siamo atterrati ragazzi, yes. Hop, si esce fuori, via via, e siamo atterrati, yeah, tuc, ed eccoci qua. Più che atterrati ci siamo ancorati, più che atterrati, mettiamolo così. Sarebbe bello avere tipo una catena che va ad agganciarsi al suolo, così la nave non se ne va via. Ma va bene. Signori, questa era la Coraco AV-20 Corvette di Ava. Veramente una nave bellissima. Come ho detto, fa parte di una flotta che vi mostrerò nei prossimi video. Non necessariamente nel prossimo video, ovviamente. Ma direi che questo è tutto ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso cliccate su mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale per altri video, ricordate che mi trovate anche su Twitter e Facebook, e ci vediamo alla prossima gente, ciao ciao. Siamo atterrati su un pianeta, ma che carina sta, adoro, mi piace un casino.